Léon Faun, all'anagrafe Léon de la Vallée, nasce a Roma il 7 maggio 2001. Una notizia che però sanno in pochissimi è la comparsa di Léon Faun nel film del 2015 di Mimmo Mancini chiamato Ameluk, che già in locandina ritrae un giovanissimo Fauno. Nello stesso anno comincia a pubblicare i suoi primi brani su YouTube con nome d'arte Lio. Un anno dopo ancora fa la sua comparsa nel film Z, con protagonista lo stesso Izzy che, a scoprirlo 4 anni dopo, non crederà ai suoi occhi. Ma tu lo sai che io ho fatto la comparsa in Z? Ma che cazzo dici, davvero? Sì, bro. Ma davvero? Io ho fatto la comparsa in Z e ti chiesi un selfie con un Nokia 3310 che non aveva la fotocamera interna. Non so che, c'avevo un cellulare di merda, un Nokia Lumia, non so che cazzo avevo. Sei un pazzo, bro. Praticamente ho rigirato il telefono così per farti il tipo. T'ho fermato 10 minuti per farti fare sta foto, bro. Ma cioè, ero. Perché io sto a scuola alla Rossellini, perciò durante la scena finale, lo scontro Duconensi. Vabbè, sì, appunto, quel momento di apice Sì. di falsità nella mia vita, visto che non sono mai stato un freestyle. Bro, assurdo, frate. Quindi Ero nel pubblico, mi eri ci nel vede pure per un pubblico anno della. secondo. Mi ci vede pure per un anno secondo nel film, assurdo. Ahimè, i brani più storici del giovane Fauno su YouTube risalgono al 2017, quando ha pubblicato Endless, 4 tracce prodotte da Daffy, suo produttore storico, e niente popò di meno di Da Supreme. Risposto, mi trasformo e divento un mostro. Wait, at the moment, ti vorrei dire certe cose grandi. Mi conviene, mi chiede il parere perché lei mi vede bene tra delle grosse nere catene. Ehi, meglio stare con i miei che di davanti. C'è uno come tanti, adesso nello specchio il mio riflesso non riesco a guardarmi. Casa mia, lei magica candida, capita di guardare un fascio di luce nell'oscuro come fosse in galleria. Sperate, arrivo sulla scena della serie, questo sparsa. La tua dignità mi sa che tu l'hai messa all'asta. Tu non servi, tu non senti sull'attenti. Ehi, o ti smerdi o ti vendi. Fake, questo è il gioco, comprendi. È che quando rimo io mi sento vivo, non lo faccio per moda. La mano che scrive da sola, non vedo l'ora di mettere. Mi canto se mi parla in faccia, faccio come, mi serve un dottore. Ci penso ore e ore quando corre e mi stringe, mi sussurra. Brano sempre prodotto da Da Supreme, riconducibile quindi a quel periodo, è Perdona, leakato diversi anni dopo dalla fanbase. Vita mi ha creato, scritto sto pezzo col sangue su una pergamena. Essere qual'era, quest'era, quest'ora per te, ma allora per ora. Il 27 settembre 2017 è il turno del singolo Terabithia, che già nel titolo riprende lo storico film uscito 10 anni prima. Questo cambio di emozione, cambio di tempo, cambio di canzone. Questo è l'incrocio che poi viene fuori. Con loro sto fuori, lo trovo del fuori. Questo è il mio ricorrente, peggio nella vita. Leon inaugura il suo 2018 col 18° debutto tra i New Challengers, format della label Arcade Army Records, ai tempi gestita dagli Arcade Boys ed MJ. Il singolo si chiama Animus. Viaggio nell'animus, non mi capacito di ciò che immagino. Di dove navigo, provoco panico se mi arrampico. Sogno il mio nio, mo mi viene l'oblio. Nell'estratto del buio, poco d'altro nel buio. Sono un fauno notturno, canette caldo da turno. Il 28 novembre dello stesso anno comincia il suo grande progetto musicale e visivo. Oria è l'inizio della sua saga. Oria, aperto gli occhi. Dove sono, cosa sono, perché volo solo. Torno ai giorni d'oggi. Tutti copiano tutti, tutti i ditti. Tutti chiusi in gruppi, gabbia ditti. Tu che hai più spiegito, potere spulito, potere lidrissima che. Ci tocca aspettare il secondo capitolo fino all'11 marzo 2019 con l'uscita di Cioccorane, esattamente come quelle di Harry Potter. Poi da noi boy, che mi pari i tuoi boy, quello fanno i tuoi poi rimettere i coin. Ora che mi dici ancora idiota, con la faccia vuota ruota di una volta sono in un mondo parallelo. Ed è un secolo tondo che l'aspetto, ma non sto fermo in testa, disegno solo lo contento. Dopo neanche 2 mesi esce Primavera, il cui video è stato stranamente rimosso dal suo canale. Posto sull'arena, poi la sera ascolta luna, stringe l'armatura sulla pergamena, scruta e studia la sua scena. Per questi miei viaggi, ma poi ci penso, quasi mi porto a capella, ancora deve collocarmi. Ma che parli, quali batti, batti, sbagli, tutti. Nel mese di giugno 2019 ci prendiamo una pausa dal suo viaggio perché troviamo il primo feat ufficiale di Léon Faun. Si tratta di Sfogus, canzone cantata insieme ad Ozymandias. Magistrati, io cosa ci faccio nello scoccio, il disagio, sono nato bene, stati genitori laureati. Chi fa i miracoli qua non sei tu, son tifo più una cosa. Ci mi interrompo a casa, tu ma davvero mamma sei serio, mi metto con la scena, gioco all'impiccato, sono rinato Jack Frost. Il 12 settembre esce Tabù, che nonostante segua Primavera è definibile il sequel di Cioccorane.
occhi di un fauno. Da quando ho aperto gli occhi viaggi, un cantastorie papacca. E faccio gli auri, uia, la concetta in testa è nulla. Ma il primo vero botto arriva il 28 novembre 2019, a un anno esatto dall'uscita di Oria, il primo atto. Sto parlando di O Cacchio, canzone destinata a macinare 12 milioni di streaming e quasi 8 milioni di views nell'anno successivo. Un po' me la rap, microfono affatto, ma giovane fauno, sto gioco lo spacco, e non mi stanno capendo, ma stanno arrivando, mi stanno mettendo al tozzi, sempre al top in giro fanno cacchio. Tra il 2019 e il 2020 partecipa alle riprese del film La Terra dei Figli, che lo vedranno come protagonista. I riflettori si puntano ulteriormente col primo singolo del 2020, precisamente il 20 marzo, si intitola Gaia ed è pubblicato per Universal sotto management di Taurus. Stammi bene, non so perché però stammi bene, tra mille canzoni, due tre preghiere, scrivendo il giorno dal primo tramonto, top line, mentre riprendo Gaia. Tre mesi dopo pubblica La follia non è età, in cui è insolita l'assenza di Da Evil nella realizzazione del video. Oltre a contribuire alla scrittura di due canzoni nell'album di Garfo pubblicato nel mese di settembre, Leon Faun chiude il mese di ottobre 2020 col featuring nel disco di Izzy nella canzone Flop. Questo mio circo, lo so che non mi tolleri mai. Prego Diego. Tutti infami per un dettaglio, se sembriamo solo fatti forse un abbaglio. Passa solamente un mese e Real Talk ne annuncia l'ospitata. Se solo il teaser riesce a scalare le tendenze di YouTube, quanto si parlerà di lui dopo l'intera puntata e dopo i prossimi singoli. Contro il buio, vedi che ti parlo ma non capito, di capo in capo non viene capo, chi mi ha insegnato a non avere capi, ero un capo a capo di quei capi. Sono mancino quando rimo questa rima, se non l'hai capita frate te la posso rifare. Tu sei l'unico cesso che se tiriamo la catenina lo stronzo rimane. Vedi parole, appunto canti così tanto, sono cesso marrone, è come...